Mister, c'è ancora grande rammarico per quel gol preso in pieno recupero, anche con una disattenzione difensiva, possiamo dire. Però un 2-2 Poggi Bonsi è comunque un risultato che può starci. Ma ci può stare fino a un certo punto, perché insomma l'abbiamo fatta quasi tutto noi le cose, siamo andati loro naturalmente più aggressivi, pimpanti, cercavano di fare la partita, cercando questa circolazione di palla, però dopo 3-4 minuti siamo andati noi davanti al portiere e abbiamo fallito un gol clamoroso con il nostro attaccante. Poi abbiamo causato quel rigore in maniera molto ingenua e dopodiché abbiamo avuto un'altra palla gol con Malacarne davanti alla porta. Nel primo secondo tempo siamo andati in faccia, insomma stiamo sotto di un gol contro una buona squadra, sicuramente un campo difficile, ma avevamo su tutte le possibilità per ribaltarla. E la reazione si è vista nel secondo tempo, 2-1 con un gran gol di Ferretti. Sì, la reazione c'è stata, la squadra ha fatto bene, è ovvio che dobbiamo togliere certe disattenzioni, già non è il primo rigore che causiamo anche da precampionato e quindi dobbiamo sicuramente togliere queste ingenuità che pesano proprio, la squadra deve faticare molto per recuperare i risultati. E dopo c'è stato, va bene, questo gol al 92esimo, non so, al 93esimo, che era evitabilissimo. Quindi è ovvio, lì ci vuole più cattiveria, ci arriveremo, insomma, pian pianino, però da considerare comunque un buon punto in un campo ostico come Poggi Bonsi. Abbiamo visto un po' arrabbiato dopo quel gol, che cosa ha detto ai suoi? Ma no, ho detto che siamo stati veramente ingenui, insomma, la palla è stata un minuto sulla linea di fondo a tempo scaduto, ci vuole più cattiveria, quello sicuro. Io capisco che è molto caldo, la partita è sempre stata in salita, siamo andati sotto, abbiamo recuperato, abbiamo reagito, abbiamo speso moltissimo, però lì ci vuole quella cattiveria in più per portare a casa il risultato. E oggi in quel frangente purtroppo c'è stato, tra l'altro c'è stato un calcio d'angolo evitabilissimo, c'è stato fischiato un fallo su Stentardo a mezzo al campo, Biagini ha causato questo calcio d'angolo, una palla poi che è rimasta lì, Mischia ha causato questo gol. C'è un grande rammarico perché comunque se eravamo più cattivi portavamo a casa l'intera posta. Grazie. Un 2-2 che la soddisfa per il risultato e per quanto visto in campo? Per risultato sicuramente sì, perché a quel punto stavamo addirittura soccombendo in una partita che secondo me meritavamo di vincere anche in maniera più netta. Alla fine il risultato lo accettiamo perché, ripeto, a un minuto alla fine stavamo perdendo. Per quello che si è visto sul campo sicuramente meritavamo, credo, senza ombra di dubbio, molto di più. Quindi soddisfatto comunque della prova dei suoi, che Treviso ha trovato? Ho Treviso manovriero, come conoscevamo, con giocatori di qualità davanti, a cui però, se togliamo un paio di nostri disimpegni errati nel primo tempo, abbiamo concesso un solo tiro in porta nell'arco dei 90 minuti e a fronte di questo abbiamo creato, secondo me, una buona pressione, una buona circolazione di palla, abbiamo avuto occasioni importanti. Secondo me non c'è stato dato un calcio di rigore evidentissimo sull'1-1 su Bigeschi, che poteva decidere in nostro favore la partita, così non è stato. La mia è una squadra che è nuova di zecca, sta crescendo di partita in partita, ero convinto che all'approccio col campionato avremmo fatto una buona figura, l'abbiamo fatta, sono contento per il carattere che i ragazzi dimostrano di avere perché è la terza volta che recuperiamo nei minuti finali, certo è che è l'ennesima partita che secondo me raccogliamo molto meno rispetto a quanto meritavamo. Grazie. Allora, esordio con la fascia da capitano, è arrivato anche un punto, però un po' di amaro in bocca perché potevano essere tre. Beh, sicuramente, perché ormai ce l'avevamo quasi fatta. Dispiace perché, come hai detto te, alla fine prendere un gol così ovviamente dispiace, però comunque dobbiamo essere soddisfatti perché abbiamo fatto una buona partita contro un grande Poggi Bonsi e penso che dovremmo essere che ben soddisfatti. L'esordio, le sensazioni di questa prima partita tra i professionisti, Treviso che è un po' pagato, forse nel primo tempo, anche se avevate avuto quella palla gol all'inizio subito con Perna, poi recuperare quel gol non è stato facile. Sì, beh, abbiamo pagato l'esordio, ma secondo me neanche poi più di tanto, comunque cioè, sapevamo che comunque loro giocavano in casa, partivano forte, perciò forse più che altro è questo che abbiamo pagato. Poi siamo stati bravi a rimontare la partita e poi per un soffio i tre punti, però va bene così, dai. Un po' le ingenuità, il mister ha detto bisogna cominciare a togliere le ingenuità perché se segnano loro perché sono bravi, bene, ma regalare i gol no. Sono pienamente d'accordo. Ogni errore serve per migliorare, avremo una settimana per migliorare in vista della prossima partita e cercheremo di farlo nei migliori dei modi.
questo sulla classifica marcatori con un gran gol. Andrea, ce lo racconti questo gol, perché dalla tribuna è sembrato un euro gol. Sì, diciamo che ha fatto tutto il pallone. No, ho ricevuto palla da Malacarne sulla sinistra, ho messo portata avanti col destro e ho avuto fortuna che il difensore loro ha avuto un'indecisione, mi ricordo se è scivolato che, e niente, ho provato a calciare, ho chiuso gli occhi, è andata bene, dai. Un gol che per poco non diventava decisivo, poi vabbè, farsi raggiungere magari alla fine non è stato... Brucia, sì, sto gol ho preso da ultimo brucia, anche perché loro hanno fatto un gol sul rigore, penso, non so ancora dubbio o meno, però... Un rigore, un gol alla fine, c'è un po' d'amore in bocca, però comunque sia un pareggio fuori casa con una squadra attrezzata per poter disputare perlomeno un buon campionato, e noi siamo convinti delle nostre qualità che giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, portiamo in campo. Nel primo tempo avete un po' pagato un po' di emozione del debutto, comunque su un campo difficile. Ma più che altro emozione, sapevamo che questo campo era difficile perché Poggiomozzo è una squadra quadrata e un pubblico caloroso, quindi... Disputare la prima del campionato fuori casa non è certo il migliore avvio che si può sperare, però penso che non abbiamo demeritato, a tratti anche abbiamo giocato il nostro calcio che ci insegna il mister, perciò penso che alla fine il risultato forse sia un po' bugiardo, però portiamo a casa questo punto e niente, continuiamo. Il Treviso di Lega Pro ricomincia dai due che l'hanno guidato in Serie D a suon di gol. Perna e Ferretti, prima uno poi l'altro. Ma direi che comunque sia il Treviso ritorna in Lega Pro con tutto il gruppo, perché senza gli altri comunque sia giocatori, compresi i ragazzi purtroppo che vanno in tribuna, senza loro penso Perna e Ferretti, che attualmente sono i vertici più avanzati, farebbero fatica con qualsiasi squadra. Non, da soli non risolviamo niente, l'aiuto del gruppo, l'aiuto dei compagni è sempre la prima cosa. Ultima cosa che ti chiedo, questi giovani che hanno esordito oggi molto bene sembra. Sì, hanno comunque sia disputato una buona partita, ripeto, come tutta la squadra, si è visto che anche in Coppa avevamo disputato delle buone partite, adesso dovevamo prendere insomma in là questo campionato, adesso ci aggiungiamo a viverlo nel migliore dei modi. Un punto per cominciare e poi si vedrà. Sì, andiamo avanti, solamente portare a casa un risultato positivo c'è una soddisfazione, peccato perché potevamo portare a casa questi 3 punti, però... Vabbè, dai, non c'è nessun problema, continuiamo sul nostro lavoro. Ringraziamo Andrea Ferretti.